Sì, purtroppo siamo partiti male perché a prendere subito due gol, comunque una partita importante che sapevamo che comunque loro concedevano perché è una squadra che lascia spazi dietro. C'è stata la reazione, però forse due gol erano un po' troppi e abbiamo pagato questo. Poi alla fine loro hanno trovato anche il terzo gol. Le occasioni ce le abbiamo avute perché ce ne sono state parecchie, però non siamo stati cinici e dispiace. Certo, sì, no, lo sapevamo. Avevamo preparato appunto la partita su questo e dispiace perché comunque quella è stata un'occasione importante, quella che Giorgio ha passato la palla a Sibilli. Non so se l'ha chiamata o meno, però sono insomma cose di campo, magari poteva insegnare, questo non lo so. Dispiace perché poi ci sono state anche altre occasioni a Schick sul secondo palo che l'ha tirata alta e l'occasione l'abbiamo creata. Ci manca un po' di cattiveria negli ultimi 20 metri, che comunque poi dopo il 2-1 loro hanno iniziato a perdere un po' di pallone in uscita, erano un po' più imprecisi e noi si riusciva a ripartire meglio anche con la spinta dei quinti. Dispiace. Sì, sicuramente è un momento meno felice da quello che pensavamo, però cioè, noi ce la metteremo tutta, ci sono delle difficoltà, questo è chiaro. Proveremo domenica perché tanto ora bisogna pensare poi agli scontri diretti che sono importantissimi. Sabato giochiamo in casa e lì bisogna fare punti. Oggi dispiace perché comunque le occasioni ci sono state per poter fare punti anche oggi e purtroppo si va via con rammarico. Sì, questo non lo so perché comunque la partita è stata preparata bene, l'allenamenti uguale, quindi non lo so, forse è l'approccio, però non so dirti con precisione come mai. So che comunque ce la metteremo tutta e per insomma, fare i punti che servono prima per la salvezza, perché tanto la Serie B sappiamo che è quelle metà classifica, per una vittoria sono nei playoff e una sconfitta guardi dietro. Quindi proveremo a fare i punti che servono negli scontri diretti per la salvezza e poi dopo se ci ritroviamo nelle prime 8 ancora meglio. Cioè noi siamo pronti a qualsiasi evenienza, nel senso sicuramente è tutto bello quando giochiamo per vincere, come insomma sappiamo l'anno scorso com'è andata, quando vincevamo era tutti felici e contenti, purtroppo quest'anno ci sono delle difficoltà e bisogna insomma, mangiare amaro e sperare insomma, di fare i punti il prima possibile per acquisire la salvezza il prima possibile.